Lei è Anna Maria Furlan, segretario generale della CISL, un sindacato da 4 milioni di iscritti. L'abbiamo raggiunta per chiederle conto dei super stipendi dei dirigenti della sua organizzazione. Domande non esattamente gradite. L'avete risolto questo problema? Certo che già risolto. Ma non mi sembra che sia già risolto. Cioè voi dovete ancora approvare un regolamento. L'abbiamo già approvato. Ma scusa, mi perdoni, segretario, risponda a una questione di trasparenza. Cioè lei è una rappresentante dei lavoratori. Un istante, si ferma e risponda alle domande. Secondo documenti in nostro possesso, nel 2014 Anna Maria Furlan avrebbe avuto un reddito lordo di oltre 150.000 euro, di cui 28.000 versati da Poste Italiane, la società in cui lavorava prima di darsi a tempo pieno al sindacato. Perché quelli della CISL saranno pure rappresentanti dei lavoratori, ma hanno stipendi da manager. Molti di loro guadagnano più del Presidente della Repubblica, come ha denunciato un iscritto della CISL, Fausto Scandola, che ora rischia l'espulsione. Persone come Antonino Sorgi dell'INAS CISL, capace di raccogliere un reddito di 304.000 euro l'anno, o Pierangelo Raineri, segretario della Fisascat CISL, 207.000 euro l'anno, oppure lui, Ermenegildo Bonfanti, leader dei pensionati della CISL. E questa è la sua dichiarazione dei redditi, ben 220.000 euro, quanto 30 pensionati al minimo. Ermenegildo Bonfanti? No, io sono Bonfanti. Ah sì, piacere di conoscerlo, buona accorsia. Buona accorsia di chi? La sette, la gabbia. Volevo farle i complimenti per il suo stipendio. 225.000 euro non ho stipendio. Beh, pensione più il contributo della CISL, non le sembra no, un po' non tanto. Ho il contributo della CISL. Allora ci spieghi, quanto guadagni? Io no, prima di tutto non ho stipendi dalla CISL, perché io sono sempre stato un dipendente della sanità e ho pagato 41 anni di contributi. Però ce lo può dire quanto guadagna? Una questione di trasparenza? Guardi, che i miei conti più trasparenti non ci sono, i miei conti sono pubblici. Dunque quanto guadagna? Io ho una pensione di lorda di 140.000. Un gruzzoletto che Bonfanti arrotonda con una indennità versata direttamente dal sindacato, pagata cioè coi contributi dei lavoratori. Io dai soldi dei lavoratori prendo solo 1.200 euro netti. E chi sono i pensionati al minimo in questo paese? Ma non c'entra quello, i pensionati al minimo sono quelli che non hanno versato contributi e giustamente... Ma sei il segretario del settore dei pensionati, sì. Siamo un paese in cui ci sono milioni di pensionati, sì, al minimo. Sui quali noi lavoriamo per dipenderli. Quando si scopre che lei arriva vicino, diciamo così, ai 200.000 euro l'anno... Ma non è vero, è una storia che vi siete... Dice, da è una storia che vi siete... guadagna 200 volte più di me e magari... Abbiamo difesi fino a ieri, fino a oggi e fino a domani. Il 9 luglio la CISL ha approvato un regolamento che stabilisce un tetto agli stipendi dei sindacalisti, ma per essere applicato deve essere approvato dalle singole categorie. E sul sito della CISL non è ancora possibile vedere i redditi dei sindacalisti. Io le chiedevo, lei è segretario confederale dal 2002, segretario aggiunto dal 2014, non si era accorta che in CISL c'era chi guadagnava più del Presidente della Repubblica? Assolutamente no, per un non motivo se molto molto semplice, ho sempre fatto altre cose dentro l'organizzazione, ho sempre fatto contrattazione, ho sempre fatto politica sindacale. Ma si può rappresentare i lavoratori con dirigenti che guadagnano più di Obama e più del Presidente della Repubblica Italiana? Io, insieme alla nuova squadra, siamo quelli che le regole le abbiamo cambiate. Ma renderete pubblici gli stipendi di tutti? Certo, perché sul sito non ci sono e non c'è neppure il bilancio. L'abbiamo già deciso. E allora, segretario, ce li fa vedere? Ma ce li fa vedere? Come no? Si collega al sito. Nel sito non c'è nulla. Come no? Allora fatemeli vedere, non c'è nulla. Possibile che la Furlan non si fosse accorta di nulla? E perché ancora oggi i redditi dei dirigenti della CISL non sono online? Forse per non far andare su tutte le furie i lavoratori dinanzi a stipendi così alti, dovuti anche a incarichi in enti previdenziali o fondi sanitari. Chi controlla? Ce lo spiega Salvatore Cannavò del Fatto Quotidiano. È un mondo che non ha bilanci pubblici, non è consultabile in nulla, nessuno lo controlla, che non vede
un tetto agli stipendi e quindi ai redditi di questi sindacalisti che poi si trovano negli scandali di cui abbiamo parlato in questi giorni. La medaglia d'oro, il sindacalista più ricco, mi pare che è un premio che merita Raffaele Bonanni, l'ex segretario della CISL. È riuscito a fare scatti di stipendio stellari fino a guadagnare alla fine della sua carriera 336.000 euro l'anno, facendo scattare una pensione molto ricca, adesso vado a memoria, ma di 8.500 euro lordi al mese, 5.500 netti al mese. Che lui guadagnava 100.000 euro più del Presidente della Repubblica. Esatto, stiamo parlando di organizzazioni che rappresentano lavoratori in cui la media degli stipendi è 1.000-1.200 euro al mese. La progressione di stipendio dell'ex segretario CISL Raffaele Bonanni è stata impressionante. 118.000 euro lorde nel 2006, 171.000 nel 2007, 201.000 nel 2008, 267.000 nel 2010, fino al record di 336.000 nel 2011. Grazie a questi aumenti, Bonanni può godere oggi di una pensione da 8.593 euro lorde al mese. Ed eccolo il segretario della CISL Anna Maria Furlan, insieme al suo predecessore Raffaele Bonanni. Non si era accorta che in CISL c'era chi guadagnava più del Presidente della Repubblica? Assolutamente no. Per un motivo molto molto semplice. Ho sempre fatto altre cose dentro l'organizzazione.